Va fuori, lo controllava Rasmussen che poi rimette in gioco a beneficio di Simonsen. Olsen, traversone di Arnesen, El Piar di testa, c'è un po' di... c'era stato un fallo su Cabrini, l'arbitro aveva la... ecco un lancio in profondità che tenta di favorire Simonsen. Non aggancia Bettega, forse è stato anche aiutato a cadere, l'arbitro era a due passi, però non ha visto nessuna irregolarità. Ecco Antonioni tira, infatti respinge il portiere e non agganciano né Bettega né Gentile che erano su Antonioni. Ha successo la difesa danese che in verticale porta un bel contropiede fermato da Marini. Conti, Antonioni, ribattuto il tiro, Lerby, Simonsen, bello il triangolo, Lerby, il secondo passaggio a Simonsen è intercettato da Gentile, però è ultimo a Rosso, controllato da Gentile, gli va in aiuto anche Scirea, ma è Bastrup che mantiene il possesso della palla. Bertelsen, Simonsen, il lancio di Bastrup, palla al centro, Elkier, Rundstedt, Simonsen, servizio per Busk che è il controllore di Graziani. Simonsen perde il palleggio, Arnesen, bellissimo, bellissimo tiro al volo di Simonsen e splendida risposta di Zoff in calcio d'angolo. Un'azione da rivedere, mentre però abbiamo ripreso a giocare. Ecco il cross di Arnesen, guardate il bel tiro al volo e la bellissima risposta di... finisce per servire Elkier, spostato dalla parte opposta. Tardelli è andato intanto a chiudere, riesce a controllarlo, la rimessa in gioco di Lerby. Lerby e Simonsen. Simonsen, l'autore di quel bel tiro al volo che ha provocato. Invece Simonsen salta Bettega in mezzo a tre difensori e poi Simonsen rinvia, servizio in avanti di fermato Simonsen. Tocca per ultimo Gentile, la rimessa in gioco già effettuata, Arnesen, Rundstedt, Olsen, Simonsen, l'ha fermato Gentile in fallo laterale, la rimessa in gioco. Colpo di testa di Tardelli, il lancio per entrare un uomo, dovrebbe essere tutti i passaggi in linea, tornano dei vizi che sembrava avessimo dimenticato. Il nuovo entrato Eisenbrot, che Piontek che gli ha messo alle calcagna, ecco l'attacco di Simonsen. E abbiamo visto Lerby di 5 metri da Zoff, ecco vedete il servizio di Simonsen, lo scatto di Lerby, prima che arrivi Cabrini riesce a tirare, mancano 9 minuti, riconquista un pallone, Simonsen va verso la nostra porta.
va a terra Simonsen, ma chiaramente è terminato a terra Antognoni. Il passaggio a Conti si perde, ma riconquista la palla Antognoni, la riperde per, con Simonsen. Bastrup, Simonsen hanno un'altra velocità. Rosset rincorre la palla Bertelsen. Ecco il terzino Rasmussen. Poco per Bertelsen. Era fuori gioco, era fuori gioco. Lui il corridoio, rinvio. Bastrup, ancora Bastrup, lunghissimo il lancio per Simonsen. Scatta Simonsen, solo Scirea. Simonsen. Elkier. Elkier tira, poi prende Bastrup ed è il terzo gol per i danesi. Sul tiro di Elkier. Ecco, rivediamo l'azione. Ecco Elkier, cerca il tunnel, va a terra, reclama un fallo ma più svelta qui da prima sconfitta nel nostro girone, una sconfitta che gli azzurri hanno fatto veramente poco per evitare. Il tiro di Elkier, prende il palo, anche troppo lungo per Conti, riparte ancora la Danimarca con Simonsen che cerca il triangolo. Potrebbe sembrare una sorpresa, lo è rispetto alla scala dei valori internazionali del calcio europeo, ma da quello che abbiamo visto sul campo non è affatto una sorpresa. La Danimarca ha vinto regolarmente, ha meritato la sua vittoria e di conseguenza il giudizio sul